un sacerdote che fu vicino alla famiglia Moro in quei terribili momenti del rapimento e dell'uccisione del noto statista italiano. E questo è il ruolo che interpreta l'attore originario di Scario, Bruno Cariello, nell'ultimo film di Marco Bellocchio, Esterno Notte, che i prossimi 14, 15 e 17 novembre verrà trasmesso in prima serata da Rai 1. Un film in cui il regista piacentino torna ad occuparsi di quel cruciale periodo storico degli anni 70 dopo Buongiorno Notte, ancora una volta riportando un grande applauso dalla critica. La pellicola del 2022 è uscita nelle sale in due parti tra maggio e giugno e ora verrà trasmessa come serie dalla Rai. Ho voluto raccontare l'esterno di quei 55 giorni italiani, ha spiegato ai giornali Bellocchio. Stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori dalla prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro. La famiglia, i politici, i preti, il papa, i professori, le forze dell'ordine, i servizi segreti, i brigatisti, persino i mafiosi e gli infiltrati. Ancora una volta al suo fianco il regista ha voluto Bruno Cariello, già presente in molte sue pellicole, da Il traditore all'ora di religione, da Il regista di matrimoni a Sangue del mio sangue. Cariello vestirà i panni del confidente della famiglia Moro. Tutte le mattine, prima di andare in segreteria della DC, ha detto l'attore di Scario alla nostra emittente, Moro si fermava presso la sua chiesa e sentiva la messa. Io interpreto proprio il parroco di Santa Chiara a Roma, molto vicino alla famiglia. Era il loro confessore, andava anche a casa, presente nella loro vita. La serie Evento, con Fabrizio Gifuni nei panni dello statista, è molto attesa. Il film, presentato in anteprima al Festival di Cannes, dove è stato accolto da 10 minuti di applausi, è stato definito dalla critica un capolavoro ed è stato celebrato dalla stampa internazionale. Marco Bellocchio, hanno scritto in Francia, con questa serie trasforma il piombo in oro. Che cosa c'è di folle nel non voler morire?